cacchio. Spero non ci sia gente, spero. Che rischio. Siamo preso un grande rischio, lo ammetto. Buon salve a tutti, io sono Teobaldo e benvenuti su This World of Mine. Questo, come Limbo, è gratuito per un periodo limitato di tempo, quindi affrettatevi, perché non sarà gratuito per sempre. Lo trovate sull'Epic Games Launcher. In descrizione vi lascerò il link per scaricare l'Epic Games Launcher e la data di scadenza per questo gioco. Ok, a quanto pare la Story World non possiamo giocarla perché è nei DLC. Giorno 1. So che solo che è un gioco che tratta la guerra, non so altro di questo gioco. La grafica è molto deprimente, non perché sia brutta, ma perché tratta comunque l'argomento della guerra. Veramente brutto. Quando la guerra civile è iniziata, molte persone pensavano che sarebbe durato un po' di settimane. È passato un anno da quando il governo militare si è arreso alla ribellione nella capitale, togliendo ogni sorta di beni come l'elettricità o l'acqua, immagino, o scorte di cibo. La popolazione civile è stata rinchiusa nelle città a soffrire per la fame, per la sete e le malattie. Katia ha incontrato Pavle e Bruno prima della guerra. Era un reporter, mentre Bruno aveva un suo programma di cucina. Pavel, lo chiamerò Pavel, probabilmente la pronuncia non sarà giusta perché non so come si pronuncia questo nome, scusate. Era la star del team di football locale. Katia una volta l'aveva pure intervistato. Ora loro si incontrano in una circostanza molto più drammatica, cercando cibo e rifugio. Ragazzi, so tradurre in inglese, perfetto, scusate, mi sono gasato. Ok, quindi, allora, lei è Katia, lui è Bruno, e possiamo controllarli. Dovrebbe esserci Pavel, scusa tizio, non so il tuo vero nome, ti chiamerò Pavel, sperando che sia quello. Allora, tipo, se clicchiamo su qualcosa possiamo interagire, apriamo la porta, e qua cosa c'è? Un tavolo. Ah no, una sedia, ok, possiamo sederci, ottimo. Ah, ok, l'ho mandato a cercare, perfetto. Gli sto mandando a scavare mentre Bruno, tu che eri il cuoco, ricordi uno youtuber americano o inglese? Ok, qua abbiamo il nostro workshop, che cacchio, è un survival, so che questo gioco è un survival, ho capito. Okay, il primo episodio sarò un po' ignorante, probabilmente molti di voi l'avranno già giocato perché è un po' vecchiotto. Cibo crudo, è mangiabile, ma darebbe più nutrizione se è cucinato. Parti, molte parti meccaniche. Usate per costruire e riparare complessi e device, cioè device. Mentre questa erba, una varietà di erba che viene usata, impiegata nel campo della medicina e per fare sigarette. Ah, no, è marijuana, ok. Ah, abbiamo aperto i passaggi, ok. Qua è chiuso, ma si potrebbe aprire forse. So che ci possono anche venire a derubare, da quanto ne so per l'appunto. Ok, stavolta cosa abbiamo trovato? Un equipaggiamento, è questo qua. Questo è quello che ci serviva per aprire l'armadietto, perché c'è pare che questo serve ad aprire i lucchetti, ma ha un solo uso, quindi dobbiamo fare attenzione. Ma anche i materiali, ottimo, apriamo tutto. Possiamo già craftarci un letto, forse. Boh, intanto io aprirei questo. Vai, apri. Spero di aver fatto la scelta giusta, perché non so quanti ce ne saranno in giro per casa, quindi probabilmente alcune rimarranno chiuse. Libri, questi possiamo bruciarli forse. Zucchero ed erbe va bene. Al massimo morite senza soffrire, dai. Allora, tu che sei un Bruno, sei stato bravissimo cuoco, vai a rovistarmi tra lo schifo. Ah, oh Bruno, bello, te la dico, ti voglio. Bravo Bruno, guardalo Bruno, che trova un sacco di roba. Tra l'altro c'è sempre erba in giro, non so come. Cos'è, acqua? 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 Acqua pulita, ottimo, bravo Pavel. Bruno, intanto io ti mando qua alla stazione work, al workshop, perché volevo provare a craftare qualcosa. Un water collector, no, questo ci serve. Make. Ma non credo che vada fuori, no, il coso. Come funziona? Poi io provo a metterlo. La notte.
Ah, ok, la notte possiamo andare o possiamo mandare uno a dormire, un altro a fare le guardie, un altro da dare in giro. Allora, Bruno lo manderei a guardia. E Paul, che è un fast runner, lo manderei a in giro. E lo manderei qua su perché prova lì ci si fosse, che ci sia gente. Ok, i tizi arriveranno presto. Cioè, gli altri arriveranno presto, gli altri che cercheranno di depredare questo cottage. Ah, ma non abbiamo. Oh, non abbiamo un inventario infinito. Ok, dobbiamo essere veloci, però allo stesso tempo non andare. Non rischiare, ecco, non rischiare. Perché qua non possiamo vedere cosa c'è, possiamo vedere solo dalla visuale del tipo. Potrebbe esserci anche gente. Cos'è questo? Gunpowder, ottimo. Perché c'è un orsacchiotto? Sento un cane. Allora vediamo. Non vedo gente. Quindi intanto aprirei. Ah, è bloccato. Oh, Gesù. Oh, cacchio. Spero non ci sia gente. Spero. Che rischio. Ci siamo presi un grande rischio, lo ammetto. Lasciamo via questo. E prendiamo questi. Oh, ottimo, ottimo. Ok, forse. Ah, oh, se, quelli sono passi, immagino. Allora, io provo a tornarmene indietro. Tanto non abbiamo più spazio. No, 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 cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? Torna, torna. Io quasi quasi me ne uscirei. Spero di poter ritornare, però. Corri, 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 veloce. Ok. Paul is back. Vediamo se qualcuno è entrato. Perché, come vedete, come avete visto, uno può anche fare la guardia. Perché potrebbero arrivare i nemici o ladri, come noi siamo stati, come lo siamo stati noi, ad esempio. Ah, ok, lui è felice. Dice che ha preso un bordello di roba ed è contento. Bravo, Paul, sei un ottimo. E anche tu, Bruno, che sei riuscito a proteggere la casa. Hai spaventato i ladri con i tuoi manicaretti da morte. Allora, però io prima farei un letto. Però non lo voglio mettere qua, mi sembra un po' triste mettere là. Tiro tipo qua. Oh, là. Katia, tu sei diventata la costruttrice ufficiale, quindi vai. No, che cazzo fai? Che cazzo fai? Paul, 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 dove corri, Paul? Bruno, no, Bruno, scusa, Bruno. Ma che ci fanno tutti qua su? Aiuto. Allora, io aprirei prima qua sopra in alto perché lo vedo un posto un po' più sicuro lì in fondo. Poi magari mi sbaglio. Lui è pure stanco. Cioè, io lo mando a dormire. Mando Katia a finire il lavoro. Mentre Bruno riflette sulla sua vita. Notte, oh, è finita. Sappiamo che però lei non è brava a correre. Possiamo fare anche rumore. È uscito, è uscito. È rientrato? Che fa? Segue. Ah, è un topo. Ma è un topo? Ma sì, è un topo. Sono stupido. Facciamo un sacco di rumore. Ci sta mettendo una vita. Spero che ne sia valsa la pena. Munizioni. Prendi queste intanto. Ok, non so cosa abbia preso. Curiamo l'uscita. Torneremo qua un altro giorno. Siamo stati derubati. Hanno provato. Erano più spaventati di noi. Non erano armati. Brutta mossa non aver avuto armi. Quindi mi sembra che Paul sia stato ferito. Ma non hanno preso nulla. Ok, avanti, ho avuto tutto il gioco. Ah, possiamo scambiare, ottimo. Penso che possa andare bene. Tanto di erba ce ne abbiamo un sacco. Tu vai a sederti. Ci pensa Bruno.
Ok, stiamo per scoprire cosa c'è dietro questo armadio. Ma sapete che vi dico? Questa cosa la vedremo nel prossimo episodio. Ho sbagliato tasto. Tra l'altro, ragazzi, prima volta in un gioco che posso registrare in 1080 è tutto a height. Ottimo. No, non dirmi che c'era anche italiano. Sono un cretino. In tutto questo tempo ho tradotto in inglese quando non mi ero accorto che c'era anche in italiano. Sono stupido. Sono stupido. Sì, vabbè, tradotto un po' male, ma arrenditi. Quindi, io concludo con questo episodio, spero che vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo episodio di This War of Mine.